La visita dell'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, all'FGA di Prato La Serra accende l'entusiasmo anche del mondo sindacale. Antonio Oliviero, segretario provinciale UGL Metalmeccanici, sostiene che si tratta di un segnale positivo, una speranza dopo 6 anni di buio dettati dalla cassa integrazione. Oliviero è sempre più convinto che il piano industriale darà i suoi frutti in Irpinia per la programmazione più intensa che parte da luglio. Apprezzamenti giungono anche da Giuseppe Zaulino della Fismic, che apre anche all'Irisbus della Valle Ufita. Zaulino così commenta la visita di Marchionne. È una visita che riaccende le speranze di 2000 persone e conferma che avevamo visto giusto noi come Fismic, perché la fabbrica ha i parametri industriali a posto e la visita di Marchionne, che è stata una giornata storica per i 2000 dipendenti di SMA, conferma come poi mi ha riportato una delle mie iscritte e che abbia detto: voi continuate a lavorare, al resto ci penso io. Segretario, allora rimane il nodo della Irisbus. Quali sono le prospettive? Io credo che le prospettive sono buone, ma dipende molto dalla possibilità che il nuovo ministro la guidi. Possa creare la condizione di un'accelerazione perché i cinesi della King Long ci sono e so per indiscrezioni che mi sono arrivate che il progetto industriale può essere valido. Ci aspettiamo nel giro di 15-20 giorni una convocazione a Roma per discutere di piano industriale e poter riaprire anche questa fabbrica ridando lavoro ai 300 che sono rimasti.